ADN Cronos. In questa puntata raccontiamo come la partita per la composizione della seconda commissione von der Leyen si stia facendo complicata e di come Raffaele Fitto, candidato indicato dal governo di Giorgia Meloni, possa contare a Bruxelles sull'aiuto discreto e forse insperato del Partito Democratico. Benvenuta e benvenuto a Eurofocus di ADN Cronos, il nostro podcast dedicato all'universo Europa. Unisciti a noi per conoscere e soprattutto comprendere le scelte che definiranno il nostro futuro. Buona giornata da Tommaso Gallavotti. La formazione della squadra della Commissione von der Leyen bis si va complicando. La Presidente ha dovuto rimandare di una settimana la presentazione del suo nuovo collegio, ufficialmente perché la Slovenia ha cambiato il proprio candidato, presentando una donna, cosa che aiuterà Ursula ad aumentare la presenza femminile nella squadra allo stato anemica. La vera ragione del rinvio, però, è che i socialisti sono sul piede di guerra. La capogruppo, la spagnola Irache García Pérez, e il presidente del partito, lo svedese Stefan Löfven, hanno diffuso una nota di fuoco in cui minacciano von der Leyen di non votarla se porterà i conservatori dell'ICR al cuore della prossima commissione e se non darà il portafoglio del lavoro al lussemburghese Nicola Schmidt, che è stato Spitzenkandidat dei socialisti alle europee. Il problema è che al governo in Lussemburgo ci sono i popolari, non i socialisti. Il premier lussemburghese, legittimamente, ha indicato un popolare come commissario per il suo paese. I socialisti però chiedono che von der Leyen prema sul premier lussemburghese affinché accetti di nominare un socialista, per l'appunto Schmidt. L'altro problema è il riferimento all'ICR, che riguarda direttamente Raffaele Fitto, il candidato indicato dal governo italiano. Fitto, che è colui che ha traghettato in tempi non sospetti i Fratelli d'Italia nei conservatori, ha lavorato per molti anni a Bruxelles, dove è conosciuto e stimato. Il governo punta a ottenere per lui una vicepresidenza esecutiva. L'eurodeputata di Forza Italia Letizia Moratti chiarisce che Roma continua a puntare sulla vicepresidenza. Il ministro Fitto ha una grandissima esperienza a livello europeo ed esperienza sui dossier che in questo momento verranno discussi in Europa. Quindi l'Italia è uno dei paesi fondatori, è la seconda manifattura europea e quindi essendo un paese fondatore dell'Europa e la seconda manifattura europea, ci aspettiamo che il nome indicato dal governo italiano di Fitto sia preso in considerazione per le giuste deleghe e per una vicepresidenza operativa. Ottenere una vicepresidenza esecutiva per Fitto sarebbe oggettivamente una vittoria politica per Giorgia Meloni, che pure ha fatto votare i suoi Fratelli d'Italia contro Ursula von der Leyen nella plenaria dello scorso luglio. I liberali, i verdi e buona parte dei socialisti sono decisamente contrari. Vogliono tenere i conservatori fuori dal cuore del potere UE. Ma il PSE non ha fatto i conti con il Partito Democratico, che ha la delegazione più numerosa in assoluto dei socialisti nell'Aula di Strasburgo. La mossa del PSE di attaccare direttamente Fitto ha spiazzato i Dem, i quali, oltre all'interesse di partito, hanno a cuore anche l'interesse nazionale. Lo ha chiarito il capo delegazione del PD a Bruxelles, Nicola Zingaretti, subito dopo la nota diramata dai socialisti europei. Noi ci siamo sempre augurati e continuiamo a farlo anche dopo le scelte del governo italiano che l'Italia abbia il giusto peso che merita e spetta a un grande paese fondatore. Da questo punto di vista per noi il tema della rappresentanza del nostro paese su questo punto non solo non abbiamo cambiato idea ma non la cambiamo, anzi ci aspettiamo che l'Italia continui ad avere un ruolo. Poi spetterà anche a chi farà il commissario far pesare e svolgere all'interno della Commissione il ruolo che spetta. Con Paolo Gentiloni questo ruolo è stato garantito e si è visto nel corso dei 5 anni. Insomma, il PD non intende affatto schierarsi contro Fitto, che è un politico pronto al dialogo e tutt'altro che estremista. Altre forze dell'opposizione hanno posizioni diverse, come i 5 Stelle, che hanno fatto sapere che valuteranno il candidato commissario nelle audizioni in Commissione
sulla base delle competenze e non del suo passaporto. Per Zingaretti, tuttavia, è importante che ci sia una coerenza tra il mandato dato dalla maggioranza alla nuova commissione e la sua composizione. E quindi ha chiarito che i componenti del collegio, anche quelli conservatori, dovranno mettere al bando eventuali pulsioni euroscettiche. Si vedrà settimana prossima a Strasburgo se Fitto riuscirà o meno a diventare vicepresidente esecutivo della commissione, malgrado i Fratelli d'Italia abbiano votato contro la riconferma di von der Leyen. Per una fonte della destra, i socialisti puntano più che altro ad ottenere l'indicazione di Schmidt da parte del Lussemburgo, in modo da avere un commissario in più in una commissione che appare dominata dal PPE. E probabilmente intendono anche riequilibrare la composizione dei portafogli, visto che il PPE, stando alle indiscrezioni, sembra destinato a fare l'assopigliatutto. La partita si gioca in queste ore nei corridoi di Bruxelles e dovrebbe essere conclusa la settimana prossima a Strasburgo, sempre che i nodi, anziché sciogliersi, non si ingarbuglino ancora di più. Eurofocus è un podcast originale ADN Cronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti, abilita le funzioni segui e notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Resta sempre aggiornato su adnchronos.com. Musiche su licenza Machiavelli Music.